Ciao ragazzi, in questo video andremo a vedere come difendere il pick and roll per evitare appunto che queste coppie come Stockton e Malone abusino di noi sotto canestro. Eccoci qui ragazzi, allora, impostazioni difensive, barriera e barriera centro. Questo va ad influire sul comportamento del difensore di colui che porta il blocco, nel caso barriera un giocatore qualsiasi, nel caso barriera centro quando il giocatore che porta il blocco è il centro, quindi noi vogliamo andare ad applicare un comportamento sul suo difensore. In questo caso mettiamo grande aiuto su tutti e due, i vantaggi sono limita le opportunità di penetrazione e tiro del portatore di palla, chiaramente c'è un forte aiuto, quindi colui che ha la palla e prende il blocco avrà difficoltà a tirare o a penetrare, però gli svantaggi appunto lascia molto spazio ai tiratori abili che portano il blocco e in generale direi che lascia molte più opportunità a colui che porta il blocco, che riesce tranquillamente a liberarsi o per un roll o per un pop, e ve lo farò vedere in queste immagini, è assolutamente un tipo di difesa che io sconsiglio. In questo caso vedete come chiamo il blocco con Anthony Davis, guardate la posizione di Embiid, assolutamente un aiuto troppo forte che si espone, in questo caso non ho neanche preso il blocco, semplicemente fatto lanciare dentro canestro Davis. In questo caso invece prendo il blocco e guardate che posizione disastrosa, due uomini su LeBron, tutto solo Anthony Davis, quindi assolutamente una difesa da evitare. Adesso vediamo il piccolo aiuto. Vantaggi: ideale se chi porta il blocco è un realizzatore, il portatore di palla è pericoloso in penetrazione. Svantaggi: chi porta l'aiuto rallenta il portatore di palla ma non lo ferma. Ragazzi, in realtà non succede niente di tutto questo, ma il comportamento finale è praticamente quasi identico a quello del grande aiuto. Infatti guardate la posizione di Embiid, molto simile a quella della situazione precedente, quindi magari lo lascia un po' prima e ritorna su Anthony Davis, ma comunque guardate, ormai è fuori, quindi se colui che porta il blocco è un buon giocatore offensivo avete subito due punti. Qui invece andiamo a valutare l'opzione nessun aiuto. Vantaggi: ideale se chi porta il blocco non è un realizzatore e il portatore di palla non è un buon tiratore. Svantaggi: difficile difendere sui tiri in sospensione dalla media, forse ai lunghi a difendere sulle guardie. Bene ragazzi, senza aiuto è un'opzione che si può valutare, però bisogna essere bravi con il difensore sulla palla, non bisogna rimanere sul blocco altrimenti non c'è il minimo aiuto sotto canestro. Ve lo faccio vedere in questo caso, se il giocatore rimane un po' sul blocco abbiamo un tiro facile dalla media con davvero poca difesa, in questo caso nessuno ci copre perché chiaramente abbiamo disattivato l'aiuto. Adesso invece voglio farvi vedere un'opzione che io valuto molto interessante, che è il prendi aiuto, ideale per spingere l'avversario a tirare dalla media, lascia spazio per un tiro dalla media, questo è uno svantaggio, difficile da eseguire se l'aiuto non viene portato in fretta. Ragazzi, io uso questa impostazione qui, però bisogna essere anche qui molto bravi a non prendere il blocco con il difensore sulla palla, in questo caso il difensore del bloccante rimarrà indietro, quindi questa è un'opzione purtroppo, tiro dalla media, se difendiamo su un giocatore che non tira bene dalla media questa è un'ottima difesa, in questo caso chiaramente c'è James Harden e questo tiro è molto facile per lui. Devo dire che difende bene sull'eventuale passaggio dentro, come vedete dalle frecce noi dobbiamo fare in modo di passare o dietro o davanti al blocco, non rimanerci attaccati altrimenti per noi è finita. Va detto che comunque appunto il passaggio dentro al bloccante è molto difficile perché la posizione di Embiid è proprio a metà. Qui invece vi faccio vedere un'opzione rimani vicino, questa opzione annulla qualsiasi aiuto sul blocco, quindi se voi mettete rimani vicino sì, il giocatore che difende sul bloccante rimarrà attaccato al bloccante, in questo caso chiaramente lasceremo tanto spazio a colui che porta la palla nel pick and roll, ma non ci sarà modo di passarla dentro. Vi faccio vedere in questo video come Embiid rimanga attaccato a Anthony Davis e infatti non aiuta assolutamente. Noi non possiamo passarla a Anthony Davis, quindi dobbiamo essere bravi a difendere sulla palla. Quindi ragazzi, in definitiva, il mio consiglio
o almeno la difesa con la quale io mi trovo meglio è questa qui. Prendi aiuto sia su barriera che su barriera centro. Questo chiaramente implica che voi siate un minimo bravini con il difensore sulla palla ad evitare il blocco, quindi a passarci o davanti o dietro. Quindi chiaramente è una tattica che viene meglio se avete un buon difensore nella posizione che difende il pick and roll, quindi soprattutto un buon playmaker, ma in generale una buona squadra difensiva. In questo modo riuscirete a difendere bene sia sul giocatore che porta il blocco che sul bloccante. Qualora non abbiate un giocatore che difenda bene sulla palla, sul pick and roll, allora potreste valutare un piccolo aiuto. Però ragazzi, è davvero rischioso, perché il pick and roll, se fatto bene, diventa davvero immarcabile, quindi rischiate comunque di dare sempre 2 punti e non ne uscite. Quindi in definitiva io direi prendi aiuto e poi rimani vicino. Io lo adotterei in generale non per tutti i giocatori, ma se premete il dorsale destro dalle indicazioni generali di squadra andate alle indicazioni personalizzate, quindi per ogni giocatore avversario, e chiaramente se io ho un Pascal Siakam che chiaramente tiro da fuori ce l'ha ma non è propriamente la sua migliore arma offensiva, allora in questo caso posso pensare di mettere l'impostazione rimani vicino su no. Quindi chi porta l'aiuto non rimarrà attaccato al portatore del blocco nel pick and roll. In questo caso il difensore riuscirà un minimo ad essere più presente sull'aiuto, sulla penetrazione quindi, o sul tiro subito dopo il blocco. Però appunto, se usiamo questo rimani vicino, usiamo la spunta no anche su un giocatore come Joel Embiid, che è molto più pericoloso nel pick and pop, allora rischiamo di prendere spesso canestro dalla distanza. Infatti se i giocatori che portano i blocchi sono dei giocatori che tirano bene da fuori, io di solito metto rimani vicino sì. Quindi chi porta l'aiuto rimarrà attaccato a chi porta il blocco. Quindi in questo caso il mio difensore rimarrà attaccato ad Embiid e la mia prima preoccupazione difensiva sarà quella di evitare il pick and pop con Embiid in questo caso, o comunque, come vi dicevo, con dei lunghi che sappiano tirare. E quindi con rimani vicino sì, riuscite assolutamente a fermare il pick and pop, però ripeto, è un'opzione che vi conviene mettere soltanto in modo personalizzato e non su tutta la squadra. Bene ragazzi, queste erano le impostazioni che io vi consiglio di utilizzare per il pick and roll. Se il video vi è piaciuto e vi è sembrato utile, lasciate un like e iscrivetevi al canale come sempre se non lo avete ancora fatto. Peace!